Zaia, signore degli spritz e zar del prosecco. Vabbè, adesso. Grandissimo peocio e ineguagliabile bigolo. Immenso oseo sulla polenta. Vabbè, adesso avanti. E governatore di due padroni, Salvini e il CIO. Tu che quando ti guardi allo specchio ormai ti dici da solo: Olimpiadi fai da te? Tu che vivi nelle terre del nord e che ti sbatti come un matto per la tua regione, tu che tiri su e giù il Mose proteggendo Venezia dalle acque e che salvi i campi e le città dalle inondazioni facendo i bacini di laminazione, sta attento, è la tua arlecchina Batoccia che te parla. Ecco appunto. Te lo dico in veneto, attento Toso, perché stai per fare una boiata, come si dice dalle vostre parti. Non la far la pista da Bob, non la far, non far monade. Non stare a sentir Salvini che pur di far girare le ruspe farebbe piste dappertutto. Di pista ne abbiamo già una a Cesana, Luca, guarda. Guardala qua, guarda che tenia. Un intestino di cemento armato usato una volta 18 anni fa e lasciato marcire. Un biscione di Canale 5 smerdato sui piatti. Un acqua fan senza acqua e senza manco un fan, che ci costa 1 milione di euro l'anno. Potevate rimettere a posto questa, no? Perché ne volete fare un'altra cortina? Per usarla quanto? Anche questa una volta, una minchia di volta. 118 milioni di euro ci costa, 118, che non a caso è il numero delle emergenze. Ora, con 118 milioni mi vengono in mente un sacco di altre cose che si potrebbero fare invece che far sfrecciare gente dentro dei tubi per la risonanza magnetica. Si potrebbero usare per la sanità, per non dover aspettare 8 mesi un attack, o riparare le scuole che cadono a pezzi, per esempio. Senza contare che per questa pista verranno tagliati centinaia di alberi, 500 larici secolari, 19.980 metri di piante e un costo ambientale spaventoso. Che se il bob fosse uno sport di massa, cioè se l'Italia fosse conosciuta nel mondo come il paese della pizza, del mandolino e del bob, tutto sto casino forse avrebbe un senso. Se migliaia di bobbisti si accalcassero ogni fine settimana sull'impianto, beh, si potrebbe anche capire un investimento così importante. Ma sai quanti sono gli atleti italiani di questo sport? 35. Cioè ci sono assemblee di condominio più numerose. E meno male che il governo Meloni era contro la cementificazione. Quindi, Luca Zaia, ti prego, di no. Lo so che hai le mani legate, non per niente fai parte della Lega. E lo so che è lui, è sempre lui che ha sempre queste idee grandiose, fantasmagoriche. E il ponte sullo stretto, e la pista Cortina, e poi chissà il Pantheon di Cinisello Balsamo, la superstrada Osta-Reggio Calabria, o la tratta di Aliscafi Torino-Venezia sul Po. Ma ci sarebbe anche il traforo dell'Etna, pensaci. Che se fai la pista da bob che interessa 35 persone, fai anche un piazzale in tartan nel parco del Gran Paradiso per gli appassionati di tiro alla fune. Mi dicono che sono quasi 600. Zaia, noi contiamo su di te. Fermalo tu, Luca. O dimmi almeno che non sarà sprecata come opera. Dimmi che dopo la donerete al CERN di Ginevra per far girare i bosoni. Dimmi almeno che dopo le Olimpiadi sarà smantellata e rimontata a Messina sopra il ponte sullo stretto. Così lo facciamo contento e può prendere i pesci spada al volo mentre ci passa. Con immutata stima, Luciana, PS. Tanto mi sa che tra qualche anno non ci saranno neanche più le Olimpiadi invernali, perché non ci sarà più neve e sto siluro storto dovremo infilarcelo nel canaletto. Ecco qua. Luciana Littizzetto.